soffriamo perché il Milan ha dimostrato anche oggi di essere una grandissima squadra. Questo cambiamento rispetto a molte partite in trasferta, soprattutto nell'ultimo periodo, a cosa può essere dovuto? Alla gioventù di molti di questi ragazzi? No, ma noi abbiamo fatto bene, paradossalmente abbiamo fatto meglio con le squadre dirette concorrenti e con le grandi. È strano perché questa squadra forse si sente più protetta, forse si diverte di più a giocare in casa, perché non c'è una spiegazione, per caratteristiche saremmo forse più portati a giocare meglio fuori. Da ex laziale dovrà fare il tifo per la Roma domani sera, insomma comunque una mano ve l'aspettate? No, io faccio il tifo per il Palermo, io non ho mai fatto il tifo contro le altre squadre, anche perché se non fai bene tu è relativo quello che fanno le altre. Anche perché poi ci sarà lo scontro diretto al Barbera proprio con la Sampdoria tra un paio di settimane. Alessandro? No, proprio per questo deve fare il tifo per la Roma domani sera, proprio perché la Roma dovrà bloccare la Samp in questa corsa verso la Champions. Però vedevo Beppe Bergon è rimasto colpito dall'affermazione di Delio Rossi su squadra che in teoria sarebbe più adatta a giocare in trasferta che non in casa. Esatto, difatti volevo puntare soprattutto sulla fase difensiva, mister sua. Lei lo sa che in casa ha la seconda miglior difesa, cioè migliore in assoluto dopo l'Inter, ha subito solamente 13 gol in casa. Lo sapeva? E anche oggi la sua squadra difende molto bassa, perché secondo me avendo Liverani, Pastore che non vanno molto per Sarri, però la facilità della sua squadra di ribaltare l'azione con pochi passaggi in pochi secondi, di andare a rifinire questa azione. Quindi la forza del Palermo è questa? Il problema è che per caratteristiche ci difendiamo un po' più bassi perché non abbiamo grandissimi incontristi dentro il campo, anche perché se giochi con due punte pure, più un trequartista offensivo, più un centromediano metodista che è un ex mezza punta, per forza di cose, due terzini che spingono molto, per forza di cose devi anche abbassarti, però siamo bravi perché poi sappiamo ripartire. Diciamo che la verità dovrebbe stare nel mezzo, forse ci dovrebbe difendere un po' più alti. Grazie. Mister, secondo me oggi sono stati molto importanti due terzini, proprio in fase difensiva, che sono stati molto accorti, molto intelligenti. Si sono offerti al gioco quando ci voleva, invece hanno difeso molto bene e hanno stretto molto bene quando la squadra soffriva e Milan teneva la palla. Sì, è vero, anche perché noi sappiamo che il Milan gioca molto sugli esterni, perché gioca largo e poi portano dentro questa palla per la sovrapposizione o il taglio dei terzini. Devo dire che ho due ragazzi molto molto interessanti, mi auguro che finiscano bene il campionato e magari egoisticamente vorrei che non andassero da nessuna parte, però penso che la nazionale italiana dovrebbe pensarci questi due ragazzi. Poi mister, parlare di Miccoli o di Pastore è abbastanza facile, secondo me invece un giocatore è stato molto importante questa sera per voi, Bertolo, che è entrato immediatamente in partita, ha dato tanta sostanza. Sì, son d'accordo, infatti sono particolarmente contento perché è un ragazzo che ce la sta mettendo tutta, viene da un altro tipo di calcio, lui è un centrocampista come giocano loro in Argentina, è volante, cioè nel senso che fa un po' di tutto e adesso sta cercando di imparare anche il modo di stare in campo e ce la sta mettendo tutta. Io sono particolarmente contento perché un allenatore al di là dei risultati è contento quanto vede il miglioramento dei propri giocatori. Grazie. Giovanni, guarda là, io sento trombette, a parte ora sento anche una sirena, vabbè, ma speriamo non sia niente di... Ma trombette, entusiasmo, Palermo è una piazza clamorosa, da qui vengono anche risultati importanti del Palermo in casa. Volevo sapere, i palermitani, come tu che vivi anche quell'ambiente da cronista, eccetera, come giudicano Delio Rossi? Cioè come si mette in relazione una personalità pacata, tranquilla, serafica direi, come quella di Delio Rossi, con l'entusiasmo dei palermitani? Guarda, Delio Rossi, lo può confermare, è serafico quando viene ai nostri microfoni, perché durante la partita spesso richiama il pubblico e oggi ci sono stati molti cori proprio a incitare Delio Rossi, quindi c'è un bellissimo rapporto tra la tifoseria e l'allenatore che è assolutamente tutt'altro che serafico durante le partite. No, io penso di essere una persona razionale. In campo sono uno che la vive la partita, ci mette passione, forse mi vogliono bene per questo, perché sanno che soffro come loro. Sì. Alessandro. No, potremmo chiedere a Nocerino com'è realmente Delio Rossi
all'interno dello spogliatoio. Sei sempre così tranquillo. C'è solo Nocerino. Chiediamo a Nocerino, c'è Nocerino in collegamento. Nocerino, mi senti? Eccolo qua. Com'è Delio? Sì, com'è sì, Delio? Buonasera. Negli spogliatoi è molto tranquillo, ci trasmette tanta tranquillità. Poi in campo è come noi giocatori, si trasforma e ci trascina. Ma si arrabbia mai? A carattere. No, non si arrabbia. No, non ci credo, Delio Rossi, è vero, un allenatore che non si arrabbia mai è un allenatore che non esiste, cioè non, io non ci credo. Ma dipende, certe volte ti devi arrabbiare, però devo dire che è una squadra seria, perché almeno da quando sono arrivato si sono concessi a me completamente. Tu ti arrabbi quando vedi che magari non c'è impegno, non vedi che c'è attenzione. Questi ragazzi gli si può dire tutto, ma onestamente stanno sul pezzo, almeno da 7 mesi da quando sono arrivato. Cosa è disposto a fare Delio Rossi se per entrare in Champions League? Cosa sono disposto a fare? Sì. Ma io penso che le cose che più che vanno dette vanno fatte. Quanto ci sarà? E mi auguro di avere questo problema, valuteremo. Valuteremo insieme, perfetto. La giocherà insieme alla sua squadra. Grazie. Dai, lasciaci con un bel sorriso, perché insomma dopo una vittoria è importante. Arrivederci. Salve. Grazie. Devo andare a vedere la telecronaca di Miccoli. domani sera, 1:30, invece no, Nocerino sicuramente non se la perde.